Salve amici e bentornati su Delizi Marocco. Oggi insieme facciamo il pane marocchino. Chi di voi è mai stato in viaggio in Marocco o nei ristoranti marocchini avrà sicuramente avuto modo di mangiare il tagine con il tipico pane morbidissimo marocchino. Esistono diversi tipi di pane, oggi vi faccio vedere un primo tipo. Allora, per preparare il nostro pane abbiamo bisogno di 300 g di farina, 150 g di semolino, un cubetto di lievito, 250 ml di acqua, 50 ml di latte, 3 cucchiai grandi di olio di semi, mezzo cucchiaio di zucchero e un cucchiaino piccolo di sale. Allora vi faccio vedere questa ricetta che è molto veloce, quindi abbiamo bisogno di un frullatore, per cui andiamo a mettere i nostri 150 g di semolino, l'acqua, mezzo cucchiaio grande di zucchero, un cucchiaino piccolo di sale e mettiamo il cubetto di lievito, il latte. Allora, dopo circa 3 minuti, come vedete, otteniamo un impasto di questo tipo. Allora, adesso che abbiamo il nostro impasto, passiamo alla fase successiva, l'ultima fase. Versiamo il nostro impasto nel contenitore. Aggiungiamo l'olio. E in ultimo aggiungo metà della farina e l'altra la cominceremo ad aggiungere mano a mano che l'impastatrice lavora. Allora, dopo l'impastatrice io l'ho semplicemente riunito un pochino l'impasto, non lo dovete lavorare troppo. Allora adesso lo sigilliamo bene con la carta stagnola, ci mettiamo sopra il panno e la lasciamo lievitare. Allora, dopo circa un'ora di lievitazione andiamo a vedere il risultato. Come vedete, l'impasto è cresciuto. Adesso facciamo uscire subito l'aria, non c'è bisogno di lavorarlo molto. Come vedete, l'impasto è già abbastanza omogeneo. Allora adesso andremo a formare delle piccole pallette. Allora, mettiamo il semolino in un piatto, in un contenitore, dove adesso andremo a lavorare le nostre palline. Ora che abbiamo finito quindi di passare queste nostre palette nel semolino, adesso le andiamo a lavorare. Quindi adesso schiacciamo un pochino le nostre palette, le diamo la forma del pane che vogliamo. Come vedete, abbiamo fatto questi tagli a forma di X. Quando lo porteremo nel forno e crescerà, li dirà proprio quella tipica taglio caratteristico del pane marocchino. Adesso ricopriamo il pane e lo lasceremo lievitare ancora per un po' di tempo. Dopo circa mezz'ora di lievitazione, come vedete, il nostro pane è cresciuto e lo andiamo a portare nel forno. Ed ecco il risultato del nostro pane, che è stato in forno a 180 gradi per circa mezz'ora. Come vedete, all'interno è un pane molto morbido. Questo tipo di pane è ovviamente ideale per tutti i tipi di piatti, ma anche a colazione, potete usarlo anche con la Nutella se volete. È ideale da consumare
anche con il tè, che potete vedere nei video che ho caricato precedentemente. Seguitemi su Delizie Marocco per le prossime video ricette.